Everybody got a deuce. What? Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyoder e ragazzi oggi siamo qua su Clash Royale perché abbiamo da aprire un paio di bauletti belli sugosi, quelli che avete già letto nel titolo. Il primo ragazzi è il baule gigante delle missioni e non solo ragazzi, abbiamo un altro baule gigante da aprire lì sotto negli slot dei free chest. Voglio dirvi ragazzi che io adoro proprio i bauli giganti perché il mio deck è composto solamente da carte rare e carte comuni, quindi ragazzi avere la possibilità di giocare, di aprire due bauli giganti vorrebbe dire darmi un sacco di chance in più di ottenere le mie carte che necessito nel deck. Dopo questo sa di roba direi di non perderci ancora in brodo di giuggiole e andiamo subito a fare il primo match qua per scaldarsi un po' le mani. Vediamo un pochettino se ce la facciamo ragazzi. Ancora difficile far girare bene questi scaricuccioli a livello 8, ma ci stiamo provando. Siamo contro wow dei level above. Aspettiamo che apre lui, aspettiamo che apre lui. Vedo che non decide di non aprire lui, non decide di non aprire, vuol dire che apre. In realtà non l'ha fatto, ha aperto con una, come si dice, con una lapide. Non mi interessa, zappiamo anche noi. In modo che l'Ograder può tirare ben una legnata, 2000, forse due ne ha tirate. 2888, abbastanza contrariato lui per la mia giocata. Non ne conosciamo relativamente il motivo, ma molto bene la torre contro il Mega Sgherro lo va a togliere senza nessun problema. E qua partirei da dietro proprio con gli scaricuccioli per andare a dare un po' di fastidio. Vediamo un pochettino la sua decisione di gioco qual è. Gioca un Caballeros lì in fondo a sinistra, va direttamente con la Fireball e io spingerei nuovamente con lo Grader di qua ragazzi. Non ha tempo di tirare, ok, riesce a tirare invece, la cosa. Abbiamo lo scaricucciolo che va ad aiutare tantissimo il nostro attacco, fermando il Mega Sgherro, lui arrabbiatissimo. Nuovamente 1752, la torre di destra 2888, quella di sinistra. Spirito del ghiaccio mandato così, a caso, scaricuccioli ancora molto alti. E Ogrider, vediamo se riusciamo a giocarlo bene, molto bene Ogrider, che va di là, dovrebbe giocare il Mega Sgherro, no, gioca il Cavaliere lui. Gioca il Cavaliere, eccezionale gli scaricuccioli, è obbligato lui a tirare un Vortex, scaricuccioli che continuano ad andare sul Cavaliere per danneggiarlo, purtroppo non più di tanto, in realtà 1994, 1752, andrei a giocare un mini pecca giusto per far ciclare un pochettino il deck e fermare quel Cavaliere. Ancora inviolate le torri, io qua molto easy tirerei invece un bel Mega Sgherro in modo da spostarlo, lui va a zappare, molto bravo, anche se secondo me è stata sprecata questa zap perché può darmi la possibilità di giocare i pipistrelli senza preoccuparmi. Infatti li metto giù dietro per andare a splittare, lui va di nuovo col boia, avrà ovviamente il Vortex, sbaglia ancora a tirare la lapide, ma esatto, era ovvio che succedesse, ma il boia non dovrebbe infatti colpire gli scaricuccioli. Io posso tentare un Psycho Log, vediamo se me lo riesce a ciclare, non credo, però andiamo a danneggiare comunque con la Fireball 1410. Ecco qua che tira fuori un cimitero proprio adesso, andiamo di nuovo con gli scaricuccioli, vediamo se ci vengono in aiuto. Lui con la Fireball va a colpire in realtà i miei pipistrelli e io ho gli scaricuccioli che possono aiutarmi, sebbene subiamo abbastanza danni alla torre, cattivissimo. 1410, andiamo a palafocare subito quella lapide che ci dà un sacco di fastidio in modo da poter permettere allo Grader di partire. Lui andrà sicuramente con il Vortex ed infatti Vortex è, ragazzi, io spingo tutto dall'altra parte, vediamo se ci casca, andiamo a tirare una bella Fireball comunque che prende il Mega Sgherro e il suo boia. Posso rispingere dall'altra parte con lo Grider, lui va a deviare ancora il mio Grider con la lapide, io andrei a zappare molto tranquillamente. Ogrider Nettuno 1 la porta a 350, andrei a chiuderla molto velocemente ragazzi, vediamo se ci siamo in chiusura. 58, mi manca solamente una zap ragazzi, zap che arriva in questo momento, andiamo a piazzarla sopra e andiamo a portarci a casa la partita. Molto arrabbiato lui, non sappiamo bene il motivo, forse gli scaricuccioli all'otto gli hanno dato fastidio, ma questo mi garantisce di andare a prendere i trofei e di portarmi subito all'apertura del primo dei due bauli giganti. Andiamo proprio
ad aprirlo adesso. Dai, portatemi fortuna, ragazzi, portatemi fortuna. Un sacco di pollicioni in su, mi raccomando, se vi sta piacendo questo video, iscrivetevi al canale e mi raccomando, passate in live, così ci salutiamo. 924 di gold con 4 skip. Vediamo subito, arriva un'epica ed è un boia. Cattiva, non, cioè mi sta bene il boia perché l'ho chiesto per un po' prima di usare gli scaricuccioli. Potrebbe essere comunque una buona carta giocata. La sto comunque, non la sto richiedendo adesso, sto chiedendo il peccone la domenica, ma il boia mi sta bene averlo trovato. Forza così, vediamo. 27 mega sgherri di Exino, glieli andiamo a dare lui visto che li sta chiedendo dal 92. Dai, una carta che mi serve. Ah, arrivano 35 rocket. Peccato, questi non mi interessano. Dammi delle carte belle comuni, dai. Dai, 245 barili d'ossa, ragazzi. Me ne sta dando una fucilata di barili d'ossa. Purtroppo il primo baule gigante non è andato benissimo. Ci prendiamo anche un bel baule omaggio, 110 di gold nel baule omaggio con 3 skip. Mamma mia quanto mi mancano i bauli omaggio. Due gemmine arrivano, 12 mortazzoni non mi servono e due stregoni, anche questo non mi interessa. Ci prendiamo pure le 450 monete per il gioco, per il gioco in modo economico, e andiamo avanti. Dato qua chiedono le carte che sto usando, prima di andare ad aprire però, ragazzi, il secondo baule gigante, volevo fare invece una partita nella sfida, perché ne ho una aperta classica, con questo deck che è molto molto interessante, che tra l'altro è il deck che mi ha, diciamo, dato il là per cominciare ad usare gli scaricuccioli. Siamo in 6-2 in questa sfida classica, vediamo se riusciamo a portarci a casa il risultato e poi andiamo ovviamente ad aprire il secondo baule gigante. Quando abbiamo la capanna io apprezzo molto l'ingresso così con la capanna, cioè l'apertura, scusate, con la capanna. Intanto ci giochiamo un bel fantasma sopra la princess, andrei dietro già con un wow, lui gioca un miner cortissimo per andare sul mio fantasma e secondo me una zap può essere una buona strategia, ragazzi, per andare a portare il barile d'ossa fino là sotto. Lui ovviamente tira un tronco, era quasi ovvio che riuscisse a counterarlo, ma questo mi interessa per il miner che può partire, ragazzi, e andare appunto a subire i danni della torre, mentre il lanciere, come vedete, insieme al suo fratellino va a colpire la torre. In questo momento entrambi tirano e fanno veramente un sacco male, ragazzi, e fanno veramente un sacco male. Princess in ingresso, vediamo un pochettino cosa decide di fare. Devo piazzargli sopra un bel fantasma, così non può essere un problema. Scaricuccioli non sono il massimo per counterare un barile, ragazzi, non sono proprio al massimo, però questo è quello che passava il convento. Se riuscissi a piazzare quel super gran cavaliere non sarebbe male. Guardate, scaricuccioli fermano il miner sul ponte, gran cavaliere davanti, vediamo un pochettino se riusciamo ad entrare. Attenzione sull'orda di sgherri, gli scaricuccioli hanno la meglio, guardate che roba, hanno la meglio e gran cavaliere che può entrare. Andiamo a spingere anche con il miner dall'altra parte, ragazzi, per tirare giù la torre. OP, OP come deck, ragazzi, super deck OP, e guardate ancora di prepotenza, potrei addirittura sfruttare il barile, anche se non è proprio una geniale mossa questa, perché la princess, a meno che non spari adesso sul barile, perfetto, e vadano gli scheletrini. Infatti no, non sono andati, pensavo andavano, non sono andati, fa niente, fa niente. Lui apre di nuovo e dobbiamo giocare nuovamente gli scaricuccioli, anche se non è proprio la mia giocata preferita per counterare l'attacco del barile. Soffro un po' il barile con questo deck, lo devo ammettere, lo devo ammettere. Giù la capanna, ragazzi, per andare a fermare la princess, e lui va a palla a focare, addirittura il fantasma rimane vivo. Direi di fare una roba del genere, ragazzi, e tentare un miner sulla sua princess. Benissimo ancora, la zap sull'orda è quasi d'obbligo, il miner ferma la princess, il fantasma era andato a danneggiare intanto la torre, benissimo così. Lui dovrebbe giocare nuovamente il barile fra qualche istante e io sono pronto ad accoglierlo, anzi preparo già gli scaricuccioli dietro, ragazzi. Perfetto, perfetto, eccolo lì il barile, eccolo lì, tutto ha tirato, tutto, tutto bene così. Va a farmi la tower, ragazzi, molto bravo, molto bravo, a farmi la tower, ma qua volevo andare un po' io a fare casino. Il miner lo giochiamo sulla princess, voglio assolutamente preservare la mia torre, le mie due capanne e dei goblin. Tirate lì bene il barile che entra di nuovo, giocherei un gran cavaliere di nuovo, il barile entra ancora, lui tira fuori sul finale una torre inferno che sinceramente non mi aspettavo, ma guardate, basta solo uno scaricucciolo dietro per andare a danneggiare, e come vedete gran cavaliere va a distruggere anche la torre in alto, ragazzi, e molto molto bene.
portiamo a casa il secondo risultato utile su due, andiamo a 7 vittorie nella sfida classica. Quindi ragazzi, direi che come vi avevo promesso andiamo ad aprire secondo e ultimo baule gigante, speriamo di avere un pochettino più di fortuna. Bene così, 924 di gold, ancora ragazzi andiamo con 4 skip, nuovamente arrivano 11 fireball, attenzione, attenzione, mi dà 50 di gold extra perché ho la pila al completo delle fireball, vediamo cosa arrivano, 12 giant, questo quando arriva al 9 mi sa che lo porto su ragazzi, così evito problemi e il giant potrebbe già diventare una carta interessante da giocare. Due skip di nuovo, 247 pipistrelli, va benissimo perché li uso nel main deck ragazzi, e ultima skip, speriamo che arrivi qualcosa di buono, attenzione, 38 estrattori di elisir, vabbè non mi posso lamentare. Beh ragazzi, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto, ve lo ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al canale YouTube. Noi ci vediamo presto, ciao!